Pubblico ufficiale. Oh! La dottoressa si è salvata solo grazie all'intervento della collega Giada Veni, collegata con noi. Giada, buongiorno, che ha costretto l'aggressore a mollare la presa. Buongiorno, non è la prima volta che subite aggressione durante il turno di lavoro e personalmente è da anni e da anni che tratto storie di questo genere e dopo quanto è accaduto mi rendo conto che ancora non si è intervenuti in maniera efficace a tutela e difesa degli operatori sanitari, in questo caso delle donne. Buongiorno Giada. Buongiorno. Cosa è successo? Ma allora la racconto molto brevemente. Questi due soggetti sono entrati direttamente in ambulatorio senza un triage che è necessario soprattutto dall'emergenza pandemica in poi. Loro pretendevano una revisione della medicazione che il paziente vero e proprio aveva ad una gamba e qualcosa di più, probabilmente una diagnosi, probabilmente una cura più mirata, non c'è dato saperlo ancora. Noi abbiamo accettato di rivedere la medicazione e poi, viste le lesioni, l'entità delle stesse e poiché noi non eravamo in grado di discriminarne la causa, lo abbiamo inviato in pronto soccorso. Il paziente ha accettato comunque di buon grado, a differenza del suo accompagnatore, che fin da subito si è dimostrato molto aggressivo e dopo delle minacce fisiche, nel senso che si è avvicinato minacciosamente, si può intravedere insomma nel video, al viso della mia collega, alla terza volta le ha messo una mano al collo. Io lì ho sentito la difficoltà a respirare, ho tolto la mano, è durata una stretta durata pochi secondi, però di un'entità tale da lasciare questo tipo di segni. E ha tentato successivamente di dare un calcio anche a me e poi si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, insultandoci e minacciandoci, dicendo che comunque sa come tornare. Ma scusami Giada, ma questa persona adesso è stata individuata, arrestata? Allora, è stata individuata sicuramente la sera stessa. Da quello che so io ancora è a piede libero. Ma io non ci posso credere. A piede libero. È la legge. Resterà a piede libero. Non è previsto l'arresto in flagranza per questo genere. Non siamo pubblici ufficiali. Che è vuol la dire legge. Non è previsto? La legge. Cioè, spiegatemi allora. Intanto buongiorno, oltre, vabbè, sono rimasti i nostri ospiti. Buongiorno a Pierino Di Silverio, segretario nazionale, credo siano tutti i sindacati, no? Che del sindacato degli ospedalieri più numeroso. Del sindacato degli ospedalieri, buongiorno. E Marina Cannavò, che è una psicologa e che si occupa proprio di questo. Allora, adesso mi dovete spiegare perché un uomo che... c'è la foto dei segni, così capiamo, che aggredisce una donna all'interno di un ambiente medico dove questa donna sta svolgendo normalmente e legalmente la sua professione di medico, entra, cerca di strozzarti, esce e a piede libero. Me lo dovete spiegare. Semplicemente è perché... È una curiosità. Perché, il medico, a differenza del capostazione, del capotreno, della guardia giurata, non è un pubblico ufficiale durante la propria professione. Di conseguenza, perché una persona del genere venga arrestata, eccolo, occorre una denuncia da parte del medico, che come in questo caso, ma ce ne sono tanti altri, è difficile che sull'onda anche emotiva della situazione il medico faccia. L'unica cosa che dice la legge è se hai percosse gravi che ti rendono tale per cui devi essere ricoverato per più di 60 giorni, a quel punto scatterebbe la pena maggiore automatica.
Quindi, fino a che il medico non diventa un pubblico ufficiale durante l'esercizio della propria professione, queste persone resteranno a piede libero. Perdonatemi, mi risulta che esista un codice rosso dove le denunce che sono contro, ovviamente, atti di violenza contro le donne, le denunce possono partire d'ufficio. Ora, ci sono denunce di serie A o di denunce di serie B? Sono contenta io, che... Scusami, io quello che sento mi sembra una follia. Da brividi, sì, assolutamente sì. Io sono un medico psichiatra e psicoterapeuta, ho studiato questo fenomeno, ho dedicato il mio dottorato di ricerca alla Sapienza a questo importante fenomeno che spesso è trascurato. Quello che vedo è che, appunto, come ha detto Leonora, le donne vittime di violenza, per carità, vanno tutelate. Io mi occupo anche di questo importante problema, però quello che manca è un codice dedicato ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori della salute che vengono aggrediti. Basta pensare che se un medico viene aggredito deve fare la sala d'attesa in pronto soccorso per essere refertato dal medico, a differenza delle donne vittime di violenza che hanno un codice a loro dedicato, giustamente, hanno un percorso, un protocollo dedicato a loro, per cui appena arrivano al pronto soccorso vengono visitate dal medico. Dice, non si può considerare un medico direttamente solo donna e quindi aderire al codice rosso che No, assolutamente no, va fatto un protocollo. Medico è pubblica amministrazione, in quanto tale non può avere dei codici ad hoc. Il medico come lavoratore, l'unico modo perché ci sia una denuncia automatica e perché non faccia le file è quello di renderlo pubblico ufficiale, come tante altre professioni, dire. Perché infatti il codice rosso va per reati, riguarda gli atti persecutori, la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le lesioni gravi o gravissime non rientrano nel codice rosso per nessuno. Quindi quale sarebbe la soluzione? Quello sicuramente di trasformare i sanitari in pubblici ufficiali, ma anche quello di garantire una serie di tutele ulteriori. Per esempio, le lesioni gravi o gravissime nei confronti dei sanitari comportano un aggravante per questo tipo di reato, quindi un aumento di pena, ma non è sufficiente. Io penso anche all'utilizzo di telecamere nei presidi dei guardie mediche o dei pronti soccorso, che sarebbero obbligatori. Scusatemi, io voglio sapere, allora, questa persona, adesso mi dovete rispondere, però. Un uomo entra dentro la guardia medica, aggredisce una donna, professionista, medico, ma una donna, l'aggredisce al collo, cerca di strozzarla, esce da quella guardia medica. Se quest'uomo fa qualcos'altro a qualcun altro, chi risponde? Di chi è la responsabilità che quella persona lì è libera? Voglio saperlo, vorrei saperlo. Spiegatemelo voi, di chi è la responsabilità? Di nessuno? Se qualcun altro viene aggredito o muore casomai dopo l'aggressione di un soggetto di questo genere, nessuno si prende la responsabilità? Perché in questo sistema, nel codice rosso, non vengono inseriti i professionisti? Questo genere di reato. No, va fatto, Leonora, un percorso dedicato ai professionisti della salute. Va fatto un percorso dedicato che non deve essere confuso e sovrapposto con il codice rosso per le donne vittime di violenza, perché è vero che i 3/4 delle aggressioni avvengono nei confronti delle donne, ma è anche vero che anche gli uomini vengono aggrediti. Un infermiere adesso è una questione di sesso, una questione proprio di ruolo.